Ci siamo, buongiorno, ciclabile Anello del Trasimeno, con partenza da Passignano. Andiamo a vedere in questo 2024 com'è stata ultimata la ciclabile che fa tutto il perimetro del lago Trasimeno. Lasciamo il lungolago di Passignano e ci dirigiamo verso Tuoro sul Trasimeno. Benissimo, 6 chilometri ed arriviamo a Tuoro sul Trasimeno. La ciclabile viene attraversata da una strada asfaltata, si continua avanti, altrimenti a sinistra trovate bar, ristoranti. Continuiamo in direzione Borghetto Castiglione del Lago. Perfetto, 10 chilometri e ci troviamo a Borghetto. La ciclabile a un pezzo di strada asfaltata, importantissimo, usciti dal paesino di Borghetto, vediamo davanti a noi l'incrocio e il camping Badiaccia. Come se entrassimo sul camping, costeggeremo la recinzione esterna per proseguire verso Castiglione del Lago. 20 km e ci troviamo a poco più di un terzo del nostro tour. Siamo sul lungolago di Castiglione del Lago, il centro del paese su in alto. 26 km trascorsi a 6 km da Castiglione del Lago. Attenzione, la ciclabile è interrotta e ci saranno 2 km da fare sulla strada provinciale. Trascorrono velocemente i 2 km su strada asfaltata provinciale e si riprende la ciclabile per dirigerci verso Sant'Arcangelo. Poco dopo, altro svincolo importante, mi raccomando di seguire le indicazioni che ci sono sui cartelli, perché la ciclabile attraversa ancora una volta la strada asfaltata, ma proprio per pochissimi metri. Questo tratto di ciclabile, prima di arrivare a Sant'Arcangelo, anche se distante dal lago, veramente molto bello e caratteristico. 35 km dal via e ci troviamo a Sant'Arcangelo. E lasciamo Sant'Arcangelo in direzione San Feliciano Magione. Poco più di 38 km, punto importante perché la ciclabile appena dopo Sant'Arcangelo in direzione Magione San Feliciano si interrompe e andiamo su asfalto, su una strada stretta, quindi prestare molta attenzione. Poco, è una breve distanza, ma bisogna prestare molta attenzione. Eccoci qua, nemmeno 1 km e si gira subito per tornare sulla ciclabile. Verso San Feliciano, ci ritroviamo a San Feliciano. La ciclabile, comunque anche il pezzo nuovo, finisce poco prima dell'inizio del paesino, quindi per un tratto ci troviamo sull'asfalto con le macchine e dobbiamo fare attenzione. E qui dal lungolago di San Feliciano siamo a 45 km del nostro tour e inizia l'ultima parte che ci riporterà a Passignano. Scorgiamo in mezzo al lago Isola Polvese. Finisce il breve lungolago di San Feliciano e ci ritroviamo sulla strada principale, non molto trafficata, ma da stare comunque attenti perché non c'è la banchina allargata, quindi siamo su strada con le macchine. Poco più di 2 km da San Feliciano e ci ritroviamo sotto a Monte del Lago. Sotto Monte del Lago ritorniamo proprio sulle sponde del Trasimeno, bellissimo questo tratto sul bosco e voilà, senza toccare asfalto si arriva a Torricella. Ultimi 7 km e arriviamo a Passignano. Ultimo piccolissimo tratto d'asfalto a Torricella, dove c'è il passaggio a livello, e noi ci inseriamo a sinistra sulla ciclabile per rientrare a Passignano. Ed eccoci qua, 58 km e rientriamo sul lungolago.
di Passignano. Finisce così il nostro tour. Per tutte le info www.trasimenobike.it.